Io ritengo che sia, in una certa misura perlomeno, il portato della cultura che rischia di prevalere nel nostro paese. Una cultura dell'intolleranza e della difesa di una supposta identità nostra, per cui saremmo tutti italiani, cattolici, bianchi, eterosessuali e così via, che non è vero. Per essere molto esplicita, un uomo che tradisce la moglie, anche se è il nostro Presidente del Consiglio, un uomo pubblico, viene considerato in fondo uno zuzzurellone, ecco, al quale si perdonano una serie di peccati. Un ragazzo che va dal gay village con il suo partner viene invece considerato fuori della norma, fuori delle regole, e quindi un elemento di disturbo, di contraddizione della propria cultura. Non sembri paradossale, la stessa cultura per cui respingi chi ha la pelle nera.